Buongiorno a tutti. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato e non perderti nulla. Infine, ascolta fino alla fine, perché ti accorgerai di quanto è potente il nostro messaggio e quanto ti aiuterà nella vita di tutti i giorni. Oggi faremo un viaggio attraverso le stelle. Grazie a Galileo Galilei, un nome che risuona attraverso i secoli. Quest'uomo ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere l'universo. Nato a Pisa nel 1564, Galilei era destinato a diventare un medico, ma il destino aveva altri piani per lui. Intraprendendo i suoi studi a Pisa, Galileo sviluppò ben presto un interesse per la fisica e l'astronomia. Nel 1609, Galileo fece una scoperta che avrebbe cambiato per sempre la storia: il telescopio. Con questo strumento, Galileo fu in grado di osservare le stelle come mai prima d'ora. Fece importanti scoperte, come le fasi di Venere e le lune di Giove. Queste scoperte confermarono la teoria eliocentrica di Copernico, che sosteneva che la Terra ruotasse attorno al Sole. Ma Galileo non fu sempre accolto a braccia aperte. La sua teoria era in contrapposizione con le credenze della Chiesa. Fu accusato di eresia e messo ai domiciliari per il resto della sua vita. Ma Galileo non si lasciò abbattere. Continuò a lavorare e a fare importanti scoperte. Una di queste fu la legge della caduta dei gravi, dimostrando che tutti gli oggetti cadono alla stessa velocità. Galileo è anche noto per i suoi contributi alla scienza della meccanica. La sua opera Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze è considerata la fondazione della fisica moderna. Galileo è spesso citato come il padre della scienza moderna. Eppure, nonostante le sue molteplici realizzazioni, Galileo rimase umile. Il suo desiderio di cercare la verità e di sfidare le idee accettate lo ha reso un'icona della scienza. Galileo è un esempio di coraggio e di perseveranza. Il suo lavoro ha aperto la strada a scienziati come Newton e Einstein. Oggi il suo nome è sinonimo di scoperta e innovazione, ma soprattutto Galileo ci ha insegnato a guardare oltre l'ovvio, a osare di sognare, a sfidare gli status quo, a cercare la verità. Nella vita e nella scienza, Galileo è un faro di ispirazione. La sua storia ci ricorda che il progresso a volte richiede coraggio e che la conoscenza è un dono prezioso, da cercare sempre con passione. Sebbene la vita di Galileo Galilei sia ben documentata, ci sono alcune curiosità meno conosciute che aggiungono dettagli interessanti alla sua storia. Il naso rotto. Si dice che Galileo avesse il naso rotto. Ci sono varie teorie su come abbia subito questa lesione. Alcune suggeriscono scontri fisici con colleghi accademici o litigi familiari. Il libro del cortegiano. Galileo è stato amico di Baldassarre Castiglione, autore de Il libro del cortegiano, un trattato sul comportamento cortese. È probabile che le idee su comportamento e diplomazia abbiano influenzato Galileo nel suo rapporto con la Chiesa e le autorità dell'epoca. Influenza su Milton. Il poeta inglese John Milton, autore di Paradise Lost, ha dedicato una sezione del suo lavoro a Galileo, elogiandolo come un pioniere della scienza. Galileo e le donne. La figlia di Galileo, Virginia, entrò in convento e prese i voti con il nome Suor Maria Celeste. Le lettere tra Galileo e Suor Maria Celeste rivelano il loro affetto e la sua preoccupazione per la sua situazione nel convento. Contributi matematici. Oltre alle sue scoperte astronomiche, Galileo ha fatto importanti contributi alla matematica. Ad esempio, ha lavorato sulla teoria dei numeri e ha introdotto il concetto di parabola come sezione conica. Oscillazioni del lampadario. La storia di Galileo, che osserva le oscillazioni del lampadario nella cattedrale di Pisa e successivamente formulando le leggi del pendolo, è spesso citata. Tuttavia, alcune fonti indicano che questa storia potrebbe essere una leggenda senza basi storiche. Galileo e la prima osservazione del cielo. Con il telescopio. La prima osservazione celeste di Galileo con il telescopio non fu rivolta ai pianeti, ma alla Luna.
ha osservato la superficie della Luna e ha scoperto montagne e crateri, sfidando l'idea tradizionale di una Luna liscia e perfetta. Occhiali perduti. Galileo ha scritto di aver inventato un tipo di occhiale per vedere meglio da lontano. Purtroppo, il progetto originale è andato perduto, ma le sue descrizioni hanno ispirato l'ulteriore sviluppo degli occhiali. Queste curiosità contribuiscono a dipingere un ritratto più dettagliato e umano di Galileo Galilei, mostrandolo non solo come uno scienziato straordinario, ma anche come un individuo con sfaccettature e relazioni personali complesse. Galileo Galilei è noto per molte citazioni memorabili che riflettono la sua filosofia scientifica e il suo spirito pionieristico. Ecco alcune delle sue citazioni più famose. Eppur si muove. Traduzione. Eppure si muove. Spesso attribuita a Galileo dopo aver abiurato la teoria eliocentrica davanti alla Chiesa, questa frase riflette la sua insistenza sulla validità della teoria copernicana nonostante le pressioni contrarie. Non si può insegnare niente a un uomo, si può solo aiutarlo a scoprire dentro di sé. In una lettera a Maria Celeste, sua figlia. Galileo sottolinea l'importanza dell'autoapprendimento e della scoperta personale nel processo educativo. Datemi una leva e vi solleverò il mondo. Attribuita a Galileo, ma potrebbe essere una parafrasi della sua idea. Questa citazione enfatizza il potere delle idee e della scienza nel cambiare il mondo, suggerendo che con la giusta leva, conoscenza scientifica, si può compiere grandi cose. Evidentemente le speranze dei ratti sono vane, in risposta alle critiche dei suoi detrattori dopo l'osservazione delle lune di Giove. Galileo utilizzò questa espressione per suggerire che le sue scoperte erano così evidenti e incontrovertibili che negarle era come negare l'evidenza stessa. La natura è eternamente la stessa in tutte le sue parti e il suo ordine è immutabile. Da dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Questa citazione riflette la visione di Galileo sulla costanza e l'ordine nella natura, concetti fondamentali per la sua comprensione del mondo. Voi non potete insegnare niente a un uomo, potete solo aiutarlo a scoprire ciò che ha dentro di sé. Attribuita a Galileo, ma talvolta variata nella formulazione. Questa affermazione sottolinea il concetto che la vera conoscenza non può essere imposta, ma deve essere scoperta e interiorizzata dall'individuo. Non si può fare nulla senza Dio, ma senza di me, Dio non può fare nulla. Attribuita a Galileo. Questa citazione suggerisce l'interazione reciproca tra la fede e la ragione, indicando che la comprensione scientifica e la ricerca devono andare di pari passo con la fede in Dio. Queste citazioni illustrano la saggezza e la determinazione di Galileo Galilei nel perseguire la verità scientifica, anche quando questo comportava sfide e controversie con le autorità dell'epoca. Galileo Galilei, un uomo che ha guardato le stelle e ha cambiato il mondo. Un viaggio attraverso la vita e le scoperte di Galileo Galilei, il padre della scienza moderna. Il suo nome è un simbolo della nostra incessante ricerca della conoscenza. E questa è la storia di Galileo Galilei, un uomo che ha osato guardare oltre. Se ti è piaciuta la storia di Galileo Galilei, iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime storie speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta. Il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.